Hola luchadores e svalvolatissimi sbullonatori di bestie, ben ritrovati dal vostro Silver ed Aloy qui su Horizon Zero Dawn. Siamo reduci da quello che è stato l'episodio in cui abbiamo attraversato la prova, l'abbiamo superata, siamo stati assaltati, abbiamo sconfitto il primo boss meccanico e ci siamo salutati qui perché stringeva il tempo, mancava poco che dovessi vedere il video chiudersi da solo perché i limiti della registrazione PlayStation li avevamo raggiunti. Sono dovuto uscire dalla partita perché era tardissimo, e rientrando ho trovato una sorpresa fantastica. C'è più un cazzo da raccogliere, ci ho rimesso tutti gli item che avevamo lasciato qua. Amarezza, putiferio. Vabbè ragazzuoli, sarà un filino più dura, quindi comincia a piovere, siamo nella zona più aperta e selvaggia, abbiamo a che fare con una mercante, un affascinante mercante. Ah, i mercanti secondari non hanno nemmeno i dialoghi. Fico. Allora, abbiamo più o meno le stesse cose che ci venivano offerte di là. Esatto. Niente. Quindi niente di troppo interessante. Possiamo prendere la cassa campione gratuita. Io non so se ce ne viene data una al giorno, anche perché ne abbiamo due che non abbiamo aperto. Ups. No, ne abbiamo un po' di più. Attenzione, allora, vampa, kit viaggio veloce e trappola fulminante. Perfetto. Questa è cassa dello sciacallo di macchine. 10 frammenti di metallo, quindi questo l'abbiamo raccattata come bonus aurora. Acqua gelida, kit viaggio veloce. Ok, perfetto. Ci viene donato un kit di viaggio veloce al giorno, in pratica. Bene, allora queste sono trappole elettriche che funzionano come le trappole infuocate, sono tipo delle mine. Forziere dei tesori, vedo che rimane diciamo l'icona, ma non abbiamo più forziere dei tesori. Qui ci converrà liberarci di qualcosa perché non abbiamo poi tanti slot lì. Ah no, beh, ne abbiamo ancora 17, ci stiamo dentro. Allora, corruzione più 17%, praticità fulmine. Attenzione, perché sono interessanti. Sono interessanti. Vediamo un attimino. Allora, cerchiamo di levare tutti i punti esclamativi. Ardi metallo. Scambia coi mercanti e vendi. Perfetto. Allora, abbiamo 3 punti abilità da poter investire. Allora, potremmo prendere il colpo dall'alto, che mi interessa fino lì. Anche questo mi interessa, ma fino lì. Questo mi interessa già di più. Questo mi interessa tantissimo. Override è quello che stiamo per fare ora, infatti l'abbiamo appena sbloccato, quindi questo ci interessa subito. Perfetto, e direi che possiamo pupparci questo, così la prima riga l'abbiamo completata e adesso una crescita omogenea per ora. L'override, come detto, lo faremo fra poco. Abbiamo montato l'equipaggiamento sulla lancia, che vedete in coda alla lancia, e quindi vedremo un po' cosa comporterà il fare l'override. Allora, però aspettate, visto che siamo comunque qui in zona mercante, giustamente, visto che ho controllato, se possiamo liberarci di qualcosa, vendiamo con serenità. Allora, fulmiradice, questo no. No. Vale poco, non vale la pena. Pezzo di carne piccolo. Potremmo creare delle esche, delle trappole, non lo so io. Questo non vale assolutamente niente, quindi liberarcene così non ha senso. Tutto ha qualcosa con aspettiamo un attimino. Ok, questo è vendibile. Questo è vendibile. Ne abbiamo 4, questo ne abbiamo 6.
niente, intanto questo serve tutto per creare qualcosa o per scambiare, quindi a suo tempo ci tornerà dannatamente utile. Allora, cerchiamo di raccattare ancora. Bene, quindi desumo te le papperai come non so cosa. Vediamo che il nostro focus funziona esattamente come prima, non ha subito dei danni barra cambiamenti, non è stato manomesso né modificato. Vediamo un po' cosa comporterà un po' tutto questo, questa nuova missione che ci aspetta. Io devo fare un po' di scorte medicamentose, perché purtroppo ero convinto di poter tornare indietro, cosa che in realtà non ci è stata assolutamente concessa, quindi l'abbiamo, come dico sempre in gergo tecnico, pupata nel secchiolo. Stiamo trovando erbe di ogni fatta, tranne quelle che ci curano, cosa che peraltro per ora ho trovato anche abbastanza rara in giro, non è che solo in alcune zone l'abbiamo trovata un attimino più copiosa, e di solito erano quelle zone dove la cosa veniva anche abbastanza richiesta, quindi ora se non ne troviamo vuol dire che è una zona anche abbastanza tranquilla, perché vediamo che troviamo tanta roba varia ma poca roba curativa. Vediamo un pochino là. La cosa fantastica è che sto cacciando cinghiali sia qui che su Zelda. Veramente, ragazzi, ve lo dico sempre che non è il tempo, è il modo, è il posto, è il luogo di parlarne qui, ma per chi ha la fortuna di metterci le zampe, ragazzi, è stupendo, punto categorico, molto più fumettoso per quanto riguarda il confronto con Horizon. È più maturo, attraversa più una crescita del personaggio, però è dannatamente bello Zelda, veramente. La fortuna di poterli giocare entrambi è qualcosa di enorme, genera parecchia confusione, però tant'è. Io fra l'altro sto registrando adesso perché poi dovrò approfittarne, perché fra qualche giorno mi dovrò assentare per motivi personali un pochino seri e non so di preciso nemmeno quanti giorni starò via da casa, quindi vedremo un po'. Mi sa che mi dedicherò più a Zelda, perché giustamente Nintendo Switch si porta a spasso. Vabbè, allora, volevo uscire e ho fatto il doppio salvataggio. Allora, vedo che nelle zone dove c'erano abitualmente le sentinelle non ve ne sono, e dove erano i corsieri non ve ne sono, e là ci segnala appunto la zona dove fare l'override. Io intanto, perdonatemi, perché come detto devo dare la precedenza a qualche erbetta per la sacca medica, specialmente ora che a monte ne abbiamo usato un frappo, ma ora che ne abbiamo la possibilità di riempire più d'una. Anche perché vi dico che le pozioni sono potenti, però la sacca medica è veramente una feature comodissima. Mi piace veramente tanto. Hai la scelta di come curarti e è bella veramente come cosa. Mi ha colpito positivamente, rende più sciolti anche i momenti di combattimento. Vediamo che hanno comunque due entità di cura diversa, più immediata quella delle pozioni, però le pozioni diciamo che sono un po' più pregiate, mentre invece appunto le erbe che possiamo mettere nel saccoccino possono essere accumulate più facilmente senza tante. Posso trovare l'override su di loro. Uh-huh. Non ho fatto tutta questa fatica per farmi travolgere da una mandria spaventata. Ok. Covacciamoci e vediamo un po' cosa possiamo combinarne. Io volevo l'erbetta, però non i corsieri. Vediamo di non farci magari sgaminare. Grazie. Override-alo. Anche perché sto per fare una cosa che desidero da tempo. Ok, ecco fatto. Andiamo. Perfetto, quindi. Non è ostile. Ecco fatto. Bravissimo. Ah! Oh! Yahoo Silver! Ragazzi, speravo andasse a manetta.
Ok, attacco macchina, fantastico. Ma quando siamo in groppa a un corsiero siamo parte integrante della macchina, quindi non veniamo prettamente identificati come... Ma che bello! Veramente bello, ragazzi. La domanda è, ma poi potremmo cavalcare praticamente qualsiasi cosa? O... Io ho visto l'immagine di una macchina volante. E poi perché l'override dura... L'override dura 30... Il 30% di più. Quindi... Ok. Perfetto. Stiamo sentendo della roba che ci piace poco. Va bene, per smontare triangolo. Perfetto. Per chiamare una macchina da cavalcare, scegli giù nel menu strumenti. Perfetto, menu strumenti premendo ok. Sì, sì. Ah, ecco, la domanda che mi facevo ora. Attenzione, qua abbiamo roba nuova, eh? Abbiamo roba nuova. Allora... Fragore. Quest'arma a corto raggio spara dardi multipli ogni colpo, è l'ideale quando è più importante mettere a segno colti multipli per essere modificata. Bello! Ok. Con la fionda si lanciano bombe. Perfetto. Direi di andare per gradi comunque, eh. Direi di andare per gradi. Allora, prendiamo questo. Ok. Scegliamo uno slot in basso. E cominciamo a comprarci anche la fionda esplosiva, dato che le abbiamo. Ok. La metterò al posto dell'arco di precisione. Così, scioltezza. Abiti. Che bello. Questo ripara dal ghiaccio, ma non è modificabile. Mangia piaga banuk leggero. Wow. Ricamato con cavi tessuti, dei oli di macchine antiche. Questo abito di sciamano banuk protegge dai danni della corruzione. Quindi la corruzione la potiamo subire anche noi. Ah. Lente di arcapode. Quindi i costumi normali possono essere anche potenziati e si elevano. Attenzione, costano un fottio. Quindi sì, abbiamo delle classi di armature, diciamo, tipo questa è quella del gelo, che può essere potenziata con i livelli successivi. Direi che, visto che questo ha già la potenzialità del gelo, e non ricordo, abbiamo un abito a cui abbiamo affibbiato il potere di proteggerci dal gelo, sì, è quello che stiamo indossando. Allora, però gelo 6, in teoria questo allora ci converrebbe convogliarlo su altro. Sì, dai, spendiamo due soldini e prendiamo, anche perché questo mi piace tantissimo. Sì, intanto sostituiscilo. Guardate che bella che è Aloy vestita così. Poi vabbè, i gusti sono gusti, eh. A me magari piace, a voi magari no. Avremo il tutorial da fare di Fragore e cosa esplosiva. Poi questi, i tutorial li faccio a fatti miei, perché è comunque semplice gestirli. Nel senso, sono... li provi, non sei neanche costretto momenti a riuscirci. Allora, mettiamo il 6% di lacerazione, perfetto. Ok. Quindi noi... Allora, se ho capito giusto, abbiamo 8 su 10 modifiche. Ogni giorno che passa conquistiamo una modifica fattibile. Comincio a capire come funziona, ragazzi, eh. Comincio a capire. Allora, questo possiamo farlo, quindi facciamolo. Questo possiamo farlo, quindi facciamolo. Ok, perfetto. Munizioni possiamo costruirle, quindi costruiamole. E vedete che adesso
le cose che troviamo ci tornano dannatamente utili. Perfetto. Questi ne possiamo creare ancora. 50 su 75, perfetto. Ok. E munizioni, abbiamo le munizioni nuove che sono i dardi metallici, perfetto. Diciamo che un concetto fragore è come un concetto di balestra, quindi abbiamo veramente un fottio di roba. Che bello! Fighissimo! Ma che bello! Davvero che bello! Vediamo un pochino qua. Non riusciremo a passare con la nostra cavalcatura. Questo è un robo grosso. Mi rivolgi la parola? Guarda quanto sono bella. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Karja. Stai cercando l'esilio. Di nuovo? No! No. Un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarlo. Allora, va a nord, la corona della madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio. Fiat Marea. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più, i confini sono indifesi. Buona, buone notizie come se piovesse. Più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io. Mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. Bravo ragazzo. Allora. Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi. Da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori. E sono riusciti a corrompere le macchine. Facendole impazzire. Ma ci riusciremo anche noi, tranquillo. Me ne sono accorto. E i banditi. Tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Sì, decisamente. Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore. Ah! Insieme a Basta. E mia sorella. Vala era tua sorella. Mi spiace molto. Quindi la tizia che è scappata è sua madre. Scomparsa, più che altro. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche. Se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Sì, sì. Esisterebbe una morte migliore. Che... Però, vabbè, a voi che l'avete capita. Come? Birboni. Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il capoguerra Sona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite, corrotte, si è scagliato contro di loro e massacrati. Il capoguerra Sona ha attaccato, distrutto le macchine. Gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Eh già. Capoguerra. Sua mamma. Anche con lo squadrone massacrato, non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e ha inseguito gli assassini. Non ti sei offerto? Certo che sì. Ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio e di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati due giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei. La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. L'avevamo intuito. Va bene. Ora devo andare. Poi mi dispiace. Prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona. Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del in hamburgeria. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderli. Beh, oserei dire sì, assolutamente. Vedo cosa posso fare.
Assolutamente. Vediamo di ciulare un po' di roba. Allora, treccia luminosa, frammenti di metallo, arde di metallo e folgore. Ok, niente di specifico. Perfetto. Qua vedo che le altre cose sono abbastanza ripulite. Oh, guarda che bello come sono diventati cordiali adesso, eh. Grazie. Anche se in realtà non abbiamo ancora visto in cosa influisce il freddo. Una vita intera passata nella caccia. Ora il mondo è più grande. E anche più pericoloso. Esatto, e Rost non c'è più. Una sorta di metaforico passaggio alla vita adulta. Beh, oddio, metaforico. Mica tanto metaforico. Sapete che vi avevo detto negli scorsi episodi che non mi rispondeva bene il tasto del triangolo? Ecco, il tasto del triangolo non risponde bene solo quando si raccoglie la legna. Invece nei confronti degli altri item risponde immediatamente. Invece nei confronti della legna ogni tanto no. Allora, quello è un cerbiatto? No, è un corsiero. È un corsiero. Tra poco richiameremo il nostro. Perché vedete, ci è stata messa apposta una lunga distanza. Però abbiamo ancora bisogno di raccattare item. Quindi... per un attimino farò provviste, poi provvederemo ad avanzare con splendore, splendilume e... ok. Ok. Perfetto. Abbiamo trovato una zona di caccia, praticamente. Allora... eccoli là, li vedete? Là in fondo. La domanda è, ma tipo, se io una sentinella me la grabbo e gli faccio il bushalakalaka lì, l'overdrive, quale effetto sortisce? Vabbè, oddio, le sentinelle è meglio non avvicinarle. Cosa sta facendo? Sta facendo la caccona? Vabbè. Allora, vediamo un po' di... ok, no, fermo, fermo! Ah, stronzo! Ok, tirato giù. Perfetto. Sentinella! Ok. Aia! Faccia da stronza! Fermati qua! Porca! Che sberla! Cioè, io tutta la vita a raccattare roba per farmi le pozioncine, arriva questo e praticamente mi denuda le chiappe a suon di sberle. Perfetto, allora là qualcuno è fuggito. Va bene, abbiamo ripulito abbastanza la zona. Dobbiamo rifocillare la saccoccina di nuovo delle erbette. Però prima andiamo a ripulire il cervide. Ah, vampa, grazie. Sfide di caccia. Ah, scusate, vediamo un pochino. Vediamo un pochino cosa sono queste sfide di caccia. Ok, vado al capoguerra. Terreni di caccia. Stacca i serbatoi dai cervaviti. O cervaviti. Sfida coi tronchi. Uccidi le macchine usando le trappole di tronchi. Ok. Perfetto. Perfetto. Ho capito. Però bisogna vedere quanti... non mi è chiarissimo, mettiamo che queste cose delle sessioni di caccia me la metto un attimino in stand by e cerco di capire l'utilità che può avere per me farlo subito, mentre intanto prendo un pochino di confidenza con quello che può essere il mondo di caccia e dei branchi. Ok. Stanno dando la caccia. Chi?
Le sentinelle? Ah. Vabbè, se vuole darmi la caccia, io problemi non ne ho, eh. Ci mancherebbe. E non mi viene da chiamarle vedette, eh. Mai, un po' come quando cominciai a chiamare Itiri Lirisil o viceversa. Sono quei tunnel da cui non esco. Ok. Eccoli là. Eccoli là, vediamo un attimino di non farci magari beccare subito. Vediamo quale può essere la zona più interessante. Guardate che sono maestosi pur essendo digitali. Allora, vediamo di leggere. Ah, anche le corna sono elementi da scassare. Ok. Vabbè, andata. Speriamo non mi carichino, con cautela. Magari, ecco, per completare quelle missioni può essere molto più utile avere già diciamo delle skill migliori per quanto riguarda il nostro personaggio a livello di utilizzo della lancia. Ok. Allora, da quello che ho capito, però, questa non è prettamente il set migliore da indossare per cacciare. Questo è solo per proteggerci dal freddo. Ah, merdacchio. Merdacchio, ma a pupazzi. Sono ostici. Aia. Dovrei provare a vedere se poi mi conviene di più utilizzare l'altra di armatura. Perché con questa stiamo buscando tante di quelle botte che metà basta. Metto un secondo qui e mi cambio e vediamo l'effetto che può avere. Allora, giustamente non siamo ancora così preparati da sapere cosa ci ripari di più rispetto ad altro. Allora, io ho come la vaga impressione che tutto ci protegga alla stessa maniera, ma tipo questo ci rende meno facilmente individuabili. Questo protegge più dal gelo, ma intanto non si gela ancora. Va che torniamo un attimino a questo, e quello ce lo teniamo buono per quando effettivamente serve, che non è ora il momento. Ok, niente, dobbiamo proseguire nel nostro saccheggio in cerca di erba pipa. Voilà, stiamo trovando le erbe più migliori dell'universo, tranne quelle che ci servono, logicamente, perché è una regola indomita e appavata a cui non si può contravvenire, no? Quando qualcosa ti serve è legge universale che non lo troverai. Poi presumo che la quantità anche di erbe che si possono trovare sia dettata anche dalla difficoltà scelta nel gioco, perché l'approccio è diverso, eh. No. Vediamo se riesco ad avvantaggiarmi. Vediamo. Là. Svunandaccia. Adesso facciamo rinvenire anche la seconda, eh. Dai.
Non tremare, non farti venire la balbuzia manuale, figlia mia. Dai, dai, che sta arrivando il sentinellame. Ci siamo. Perfetto. Non dovrebbe esserci altro, no? Che gira qui. No, c'è un simpatico coniglietto e là c'è una vedetta, ma che gira dalla parte di là, quindi non dovrebbe tediarci di molto per ora. Là. Perfetto. Sempre gradite le cose extra. Là. Sentinelle ci fruttano logicamente sempre meno, eh. Sentinella, vedetta. Ah, vabbè, abbiamo capito. Vedetta, tremenda vedetta. Dai. Non hai il tuo galoppiolo a Skyrim, eh. Come sempre ribadisco. Girando nella parte alta dovremmo avere anche un piccolo vantaggio. Ci permette di andare un pochino più veloci senza patire di troppa promiscuitudine. Comunque per ora sistema di controllo, per quanto articolato, mi sta piacendo un sacco. Risposte abbastanza efficaci. Mi sto pian piano abituando ai controlli. La cosa è fighissima. E voi direte, Silver, aspetta ancora un po'. Eh sì, ma come vi ho detto, alterno molto a Zelda, quindi la confusione dei tasti, anche perché facendo più o meno le stesse azioni, tipo accovacciati, crea frecce, no, in Zelda no, però tiri con l'arco, combatti di spada, i comandi sono mischiati, perché Nintendo ha un suo setup a livello di tasti molto diverso da quello di Sony, e man mano che mi abituo a uno, poi lo mischio con l'altro, insomma, faccio casini che è una festa. C'era ancora una sentinella, una vedetta in giro. No, lì scinghialava. Dove cazzo è andata? Se ne ita per sempre? Vabbè. C'è del grufolio, eh. Sento animali da grufolio. Oh. Non si sa mai quando potrebbe servire. Il problema è che ci serve spesso. Spesso e anche volentieri. Eccola. Quello però è un cervide ancora. Cervidi che ho notato essere molto molto forniti per quanto riguarda la vampa, perché avendo 4 serbatoi sono una festa. Quindi laddove si può prendiamoci i nostri dannatissimi vantaggi. Un po' vi odio, ragazzi, eh. Un pochino vi odio. Avrei preferito non dovermi cacciare qua. Là. Allora. Uno. Due. Là. Ti odio. No. Molto buono devi stare. Vabbè. Sarà veramente da skillati tanto raccattare la vampa nelle missioni cacciatore, eh. Però ci sarà anche mezzo di divertirsi per questo. Credo che aggiunga sfida alla sfida. La cosa mi ispira tantissimo, mi piace. Bravi, bravi i ragazzi di Guerrilla. Allora. Qui? Ah, la vampa che abbiamo... Si è svampato, signor. Abbiamo 80 unità di vampa. Ci abbiamo più vampa che monete. Monete intese come i pezzi di metallo da scambiare. Guardate qua che macchine grosse. Stiamo andando nella direzione opposta, effettivamente, a quella che dobbiamo seguire. Dai. L'avevo palesemente beccato. Guarda te che sbatti. Quello non si muove. Ah, una vedetta distrutta. Ok. Quindi perché cascheremo in trappole fantastiche per raccattare vedette distrutte e robe simili, eh. Questo non perfetto. Meno male che non va male, anche perché tanto lo consumiamo alla svelta. Là. Guardate che bello dover raccattare le provviste. Ci ha proprio la sensazione della sopravvivenza.
e la rarità con cui si trovano è fighissima, davvero. Lo so che sembra assurdo dirlo, ragazzi, ma è veramente così. Ah, sacca medica piena, perfetto. Allora, eccolo qua, è tornato il nostro simpaticissimo amico. Vai, vai, vai. Siamo troppo più forti, veramente. Quando potremo rallentare tantissimo il tempo, saremo più skillati, sì, farò veramente le missioni di caccia estrema, perché la cosa mi ispira. Va bene, allora, se abbiamo fornito il saccoccino, direi che possiamo anche cimentarci col metterci sulla retta via. Questo? Buono o cattivo? Umano, Kren. Quindi, se identifichiamo il nome, può essere dei nostri. Stai bene, cacciatore? Ti hanno ferito nell'imboscata contro lo squadrone? Non proprio, non sono un cacciatore, né un audace. Non sono nessuno. Non dovresti neanche parlarmi. Beh, chiunque tu sia, sei ferito. Che è successo? Mi chiamo Kren. Pensavo di misurarmi con le sfide ai terreni di caccia sul pendio, sai, per migliorarmi. Non è andata molto bene. Vabbè. Ti sei ferito nei terreni di caccia? Come? Stavo puntando un serbatoio sul dorso di un cervavite. Allora, cervaviti. Lascia stare. Non è stato bello, va bene. Volevo allenarmi e i terreni di caccia sono perfetti. Vabbè, l'esatto contrario di quelle che erano le mie intenzioni. Ti danno dei marchi se completi gli obiettivi entro un certo tempo. Il custode è sulla collina, a nord di qui. Parlagli e prova una sfida. Sono sicuro che andrai meglio di me. Ah, ok. Perché hai detto di non essere nessuno? E che non dovrei parlarti? Ho rubato un arco, va bene? E mi hanno esiliato. Questo prima della prova, e ora che serve non posso nemmeno combattere per la mia tribù. Devo vivere qua fuori, da solo. Per questo che volevo allenarmi. Ah. Mi va bene anche solo che il custode mi parli. Credo sia una specie di esule. Non rispetta le leggi delle matriarche. Le cose non vanno sempre come vogliamo, vero? Posso fare qualcosa per te? No, no, starò bene. Mio padre diceva sempre che la madre aveva un piano per me, prima di essere travolto da un corsivo. Siete messi bene in famiglia, eh? Ora devo... Va bene. Va bene, sta attento. Specialmente se vai a nuoto. E passa dai terreni di caccia se vuoi allenarti. Ah. Allora prenderemo in considerazione di fare l'esatto opposto. Di andare prima ad allenarci, almeno quantomeno a provare la cosa. Quello è un corsiero, non so nemmeno se è il nostro. No. Ehi. Là. Sapete cosa sarebbe fantastico? Sarebbe fantastico poterli personalizzare. Quello sarebbe fantastico. Cioè, tipo, pimp my corsiero. Need for sminchio, roba del genere. Allora, ovviamente però se voglio andare un attimino a vedere com'è l'allenamento, almeno fare una prova, così, per renderci conto. Taccuino, grazie. Allora, vabbè, catalogo macchine, abbiamo... Perché? Ah, ok. Forti. Mi piacerebbe davvero sapere perché sono stati creati con queste fattezze. Cioè, sembrano dei giardinieri, vedete, hanno queste zappe in faccia, perché frugano, non so se estraggono risorse dal terreno e via dicendo. È strana come cosa. Allora, terreni di caccia. Attiviamola. Guardate come si cambia idea velocemente, bastano due nozioni a cazzo. E ti senti già pronto per sfidare il mondo. È bellissimo che... State buoni, buoni. Stavo dicendo, più mi avvicino, guardate, se sto fermo è 90, vado in quella direzione e aumenta la distanza. What? Ma che cazzo?
Ah, ok, perché in realtà mi stavo allontanando dal punto, perché come sappiamo segna gli svincoli, è un tom-tom praticamente, funziona a merda e appena può fa il ricalcolo del percorso, cioè non se ne esce da sta cosa, è il destino. È il destino. Vediamo quanto ci mette ad arrivare. Non è nemmeno in base alla distanza. Però è bellissimo, ragazzi. Il suono digitale del nitrito è qualcosa di stupendo. Sembra veramente figo a dir poco. Ah, interessante, noi possiamo smontare da tizio in corsa, perché se vogliamo farlo fermare bisogna pigiare cerchio. Se invece vogliamo scendere dal cavallino in corsa si può fare, perfetto. Allora, abbiamo mercante, falò. Andiamo a dare un'occhiata. Vediamo un pochino. Beh, presumo abbia anche lui più o meno le stesse cose che abbiamo sbloccato. Non è che ogni mercante ha delle cose specifici, c'è. Ognuno ha tutto praticamente. Allora, volevo vedere una cosa. Tre elementi sulla punta, tre saccoccini. È quello che copre gran parte del viso. Vediamo, eh. Voglio vedere una cosina proprio. Sì. Cambiano anche esteticamente e parecchio. Infatti, perfetto. Quindi la protezione maggiore ce la darà un livello superiore, non il fatto di acquisire un costume con un determinato potere. Quindi per ora ci terremo assolutamente questo. Aspetta, salvo che... Lo so, ho tediato la fava, però... Allora... Cacciatrice silenziosa... Addirittura abbiamo già quello medio, quindi è stata una gran bella mossa, eh. Quindi l'evoluzione sarà poi questo, infatti ok, perfetto. Ci serve praticamente poco, 800 frammenti di metallo e un cuore di manticerio. Va bene, qualsiasi cosa sia un manticerio. Perfetto, sta roba ragazzi comincia a piacermi veramente in maniera vigliacca. Mi sta veramente pigliando tantissimo. D'accordo, va bene, direi che qui davanti al fuoco avremo una bella visuale della nostra Aloy per salutarci, farci tanti ciao ciao con la manina. Vi invito a spolliciare, ad iscrivervi, a attivare la campanella e a dirmi tante cose belle, che io poi gongolo. Vabbè, alla prossima, che è meglio. Ciao ciao.